cordiale saluto a voi gentili telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica Prima la Salute, una rubrica che ogni settimana vi porta a conoscere alcune notizie, alcuni consigli, alcune novità che riguardano il settore della sanità e della medicina, ma anche alcuni consigli utili, vediamo che possano essere davvero utilizzati nella vita quotidiana per il benessere quotidiano. Oggi in particolare ci soffermeremo su una riflessione che è doverosa perché la sanità pubblica, lo sappiamo, è sempre più in difficoltà. I tagli che si stanno verificando in questo settore sono davvero tagli importanti. Si tagliano servizi, si tagliano tanti esami utili, tante strutture sicuramente utili per tante persone, soprattutto un settore, quello su cui ci soffermeremo oggi, che è quello delle cure agli anziani, ai non autosufficienti, a coloro che magari non hanno una patologia acuta, si trovano nella fase di gestione quotidiana di queste patologie e devono comunque capire come impostare la loro vita e la vita dei loro familiari. Ecco, lo faremo soffermandoci un po' a riflettere su quella che è la sanità privata, quella che viene spesso in aiuto e tappa i buchi della sanità pubblica. Dove non arriva il servizio sanitario pubblico, ecco che in qualche modo interviene, integra il servizio sanitario privato. Andremo a fondo di questa questione grazie all'ospite che è oggi in studio con me. Io la ringrazio, è la dottoressa Anna Vietti, che è vicepresidente dell'AIOP Piemonte e l'Associazione Italiana Ospedalità Privata. Ecco, cercheremo anche di capire di che cosa si occupa e appunto qual è il suo ruolo. Grazie a lei per essere con noi. Grazie, grazie a lei. Ecco, dicevamo, un argomento importante sicuramente. Dobbiamo capire come la sanità pubblica si integra con la sanità privata. Ecco, dicevamo, i tagli si stanno verificando nel Servizio Sanitario Nazionale e voi lo percepite davvero notevolmente. E come noi lo stiamo percependo sulla nostra pelle, sulla pelle delle case di cura, perché in quest'anno si subiranno moltissimi tagli proprio al settore delle post-acuzie, che io rappresento in ambito dell'associazione AIOP che lei ha appena citato, e questi tagli sicuramente non vanno incontro all'interesse del paziente. Il nostro obiettivo dovrà essere sempre quello del paziente. Sicuramente le difficoltà per questa ci saranno. Noi ci occupiamo come post-acuzie di una stabilizzazione dopo l'invio dai grandi ospedali, in questo caso gli ospedali piemontesi, e in realtà la previsione della Regione Piemonte, dell'assessorato alla sanità, è stata quella di un'importante riconversione di alcuni letti di post-acuzie, riconversione vista in un nuovo settore che viene chiamato CAVS. Queste CAVS dovrebbero essere dei posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria. È ancora tutto una cosa da scoprire, dovremmo iniziare a lavorare in questo settore, ma sicuramente questi tagli ci stanno penalizzando. Abbiamo cercato in questi anni comunque dei continui confronti con la Regione per cercare di far capire loro che il nostro ruolo è fondamentale, perché i grandi ospedali hanno bisogno comunque di strutture come le nostre che proseguono le cure, quelle cure che ovviamente in un regime di emergenza, urgenza, gli ospedali non riescono a fare. Ecco, andando così per ordine, le chiederei anche di raccontarci un po' che cos'è l'AIOP, quante sono le strutture che voi rappresentate, di cosa si occupano, ecco, facciamo così anche capire quante persone sono impiegate in questo settore. Certo, l'AIOP è un'associazione che fa capo all'Associazione Nazionale di Roma, è un'associazione di case di cura dell'ospedalità privata, principalmente rappresentiamo all'incirca 30 case di cura nel territorio piemontese, io in particolare rappresento il settore delle post-acuzie.
all'incirca sono 900 letti in Piemonte solo per quanto riguarda l'associazione AIOP. È un'associazione che da molti molti anni è su questo, sul territorio, e cerca proprio di diciamo, tutelare quelle che sono gli interessi delle strutture private nell'ambito sanitario, attraverso appunto confronti continui con l'assessorato regionale, per poter appunto mantenere questa continua integrazione, come ha detto lei, pubblico-privato. Questa è la nostra principale attività. Nel nostro settore indicativamente collaborano un 5.000 dipendenti su tutte le strutture, quindi è comunque un numero importante che va tutelato, perché altrimenti queste riconversioni potrebbero portare dei tagli, addirittura delle chiusure di alcuni reparti, cosa che temo possa avvenire, e sicuramente questo in un momento insomma, in cui in Italia già c'è grossa difficoltà a inserire posti di lavoro, altri tagli sicuramente non possono che nuocere. Certo, alla gente. Soprattutto agli utenti, esatto, agli utenti finali. Ecco, per far capire ai nostri telespettatori da casa cos'è la post-acuzia, ecco, quando un paziente viene considerato acuto e quindi trattato in un ospedale e quando invece passa alla fase successiva? Ma guardi, dunque, l'acuto è ovviamente il paziente che ha bisogno di entra attraverso il pronto soccorso in un ospedale, oppure deve essere operato, quindi tutta quella fase di immediatezza in cui bisogna intervenire. La parte di post-acuzie si deve occupare di tutta quella che è la stabilizzazione. Quindi, come ho detto, praticamente l'ospedale pubblico deve occuparsi di fare il primo intervento, dopodiché dobbiamo proseguire noi. Ultimamente, con queste difficoltà che ovviamente la Regione Piemonte sta attraversando, le case di cura molto spesso si trovano a trattare anche delle fasi acute, perché gli ospedali sono oberati di lavoro, sono intasati, lo vediamo tutti i giorni attraverso anche filmati e i pronti soccorsi sono super super intasati, e quindi molto spesso le case di cura entrano in questo, anche addirittura per situazioni anche più gravi, accolgono pazienti anche in fase, non dico acuta, ma quasi. Ma quasi. Certo, c'è un meccanismo di convenzione poi con la sanità pubblica per quanto riguarda le vostre attività? Sì, mi preme sottolineare che tutte le nostre strutture sono accreditate, quindi vuol dire che sono state assolutamente passate a setaccio attraverso la Regione e l'Assessorato. Abbiamo subito negli anni degli accreditamenti molto molto impegnativi, sia strutturali che delle verifiche dei requisiti organizzativi. Quindi mi sento di dire che tutte le strutture vengono ampiamente controllate, non solo da quella che è l'ARPA per gli accreditamenti, ma anche costantemente dalle ASL, dalle nostre ASL di pertinenza. Direi che subiamo molti molti controlli, mi sento di dirlo assolutamente con tutta franchezza. Ecco, entriamo un po' nello specifico delle attività che vengono svolte dalla sanità privata. In particolare, lei diceva, si occupa di post-acuzie, quindi anziani magari che hanno bisogno di riabilitazione dopo problemi che possono essere neurologici oppure riabilitazione funzionale. Sono diversi, ecco, gli aspetti su cui si interviene. Inviterei i nostri telespettatori a guardare il contributo video che proponiamo, appunto, che riassume un po' quelle che sono alcune attività che vengono svolte in questi centri. Per comprendere compiutamente tutti gli aspetti medici e gestionali, ci siamo recati a Lanzo, in provincia di Torino, presso la casa di cura Villa Ida, un centro d'eccellenza convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che accoglie pazienti provenienti da tutte le regioni italiane. Con il termine medicina fisica e riabilitativa si intende l'insieme delle metodiche e la somministrazione di energie messe in atto da un'equipe professionale per trattare una serie di patologie che comportano una limitazione delle funzioni motorie, cognitive o emozionali della persona. Tali tecniche operative, manuali e non, consentono al paziente di recuperare o conservare le abilità residue.
L'aspetto importante che accomuna le prestazioni rimane la salute del paziente. I percorsi riabilitativi sono personalizzati ed il personale costantemente aggiornato si avvale dell'utilizzo di apparecchiature altamente specializzate. Le disabilità trattate sono le più svariate. Disabilità neuromotorie con deficit funzionali conseguenti ad eventi morbosi di qualsiasi origine, vascolare, traumatica, infiammatoria, metabolica. Disabilità ortopediche e traumatologiche in seguito ad interventi di protesizzazione di anca, ginocchio e fratture. I pazienti possono anche provenire da cliniche per acuti e da domicilio, e quelli ricoverati in questa unità funzionale beneficiano dell'operato di un'equipe coordinata dal medico fisiatra e composta da fisioterapisti, massoterapisti, logopedisti, terapiste occupazionali e psicologhe. Per i pazienti di interesse ortopedico che ricoveriamo quotidianamente viene fatto un progetto riabilitativo iniziale che prevede un recupero dell'articolarità, della forza muscolare, ma anche delle capacità dinamiche, i passaggi posturali, la deambulazione, e nei soggetti più giovani si punta addirittura anche a ottenere un'autonomia nel superamento delle scale in attività più impegnative. Mentre invece per i pazienti fratturati di femore il percorso è un pochino più lento, un pochino più lungo. In genere le fratture di femore, come è noto, vengono in soggetti più anziani. Per loro viene fatto un progetto riabilitativo onnicomprensivo che in questo caso deve maggiormente tenere conto anche dei problemi di salute generale del soggetto, problemi cognitivi, problemi generali, equilibrio, coordinazione, quindi tanti aspetti che sono frequenti in età anche geriatrica. Per quanto riguarda i pazienti neurologici, soggetti che hanno avuto quindi un ictus cerebrale, la riabilitazione è importantissima, viene preceduta da un progetto riabilitativo che deve coinvolgere varie figure professionali, dal fisioterapista, la logopedista quando ci sono problemi di deglutizione o di linguaggio e la terapista occupazionale per tutto il discorso delle autonomie e il recupero molto importante delle autonomie nella vita quotidiana di base e quelle avanzate. Le malattie dell'apparato respiratorio, sia acute che croniche, vanno assumendo dimensioni sempre più rilevanti, soprattutto tra le persone sopra i 60-65 anni. La riabilitazione pneumologica o respiratoria è una disciplina che ha assunto un ruolo primario nel trattamento non farmacologico dei pazienti con malattie respiratorie ad andamento cronico. Nella clinica Villa Ida si effettua attraverso esercizi di fisioterapia toracica, di allenamento dei muscoli respiratori in particolare e di allenamento fisico della muscolatura generale e con specifiche apparecchiature professionali. La riabilitazione respiratoria è una branca che sta assumendo sempre più importanza nella gestione dei pazienti che provengono da ospedali per acuti. L'importanza è aumentata in maniera esponenziale stante l'aumento del numero di pazienti affetti da insufficienza respiratoria, sia come fenomeno correlato con le patologie primitive del polmone, quindi la bronchite cronico-ostruttiva, l'asma, sia come problematica associata invece a malattie di altro genere, vedisi lo scompenso cardiaco. Noi gestiamo i pazienti affetti da patologie respiratorie in maniera abbastanza strutturata e complessa. Questo dipende innanzitutto dalla gravità della patologia, perché ci arrivano pazienti che molto spesso sono allettati da mesi e collegati a ventilatori meccanici o in ossigenoterapia. Quindi il primo impatto è quello ovviamente di capire la stabilità del paziente, la possibilità di inserirlo in un programma fisioterapico. Il grosso dell'afferenza alla lungodegenza è rappresentato da un paziente geriatrico che non ha una patologia, ma si dice che è polivalente come patologie, cioè pluripatologo. L'ANZO era stata descritta già storicamente come una zona dal clima particolarmente agevole, mite, confortevole. Ecco, ritornati da questo viaggio, così alla scoperta di tante funzioni che vengono svolte dalla sanità privata, in particolare abbiamo visto come si punti l'attenzione sulla riabilitazione. Quindi queste strutture non sono frequentate solo da anziani, ma da un target davvero molto vasto di utenti. Sì, molto vasto, perché rappresenta la riabilitazione, ormai raccoglie molte specialità,
Quindi dalla riabilitazione respiratoria, che è anche un settore molto importante, la riabilitazione ortopedica, quindi i pazienti provenienti dagli ospedali dopo fratture di femore, di ginocchio, eccetera. Riabilitazione neurologica, pensiamo a quanti ictus vengono riabilitati, a tutta la riabilitazione nei casi di Parkinson, dove appunto ci sono delle strutture che hanno delle specialità su questa riabilitazione di questo settore. Si riabilitano veramente tante tipologie di pazienti, dal paziente giovane, più giovane, al paziente più anziano, quindi con delle terapie, dei trattamenti ovviamente mirati anche all'età. Ecco, secondo lei, le faccio una domanda un po' polemica ma non troppo, vi sentite in qualche modo non vi sentite forse che vi sia dato tutta l'importanza che effettivamente questo settore ha nella gestione anche dell'ampia gamma di utenti che purtroppo devono far fronte a diverse patologie, quindi diverse situazioni? In qualche modo sentite che la sanità pubblica non riconosca tutto il lavoro che fate? Io penso di sì, sicuramente forse ciò avveniva qualche anno addietro. Adesso mi riferisco ad alcuni ospedali, alcuni primari ospedalieri ci riconoscono un ruolo importante e spesso dicono senza di voi non ce la faremmo, quindi questo è già un passaggio importante. Sicuramente un po' di snobismo da parte degli enti pubblici c'è, però le ridico, poi alla fine il grande ritorno è da parte dell'utenza, perché la risposta positiva è l'utenza che riconosce questo ruolo e quando se ne va dalle nostre strutture è contenta e spesso se deve ritornare risceglie la struttura privata perché il servizio probabilmente è stato adeguato a quello che erano le loro aspettative. Ecco, parlavamo del fatto che tante persone, se non ci fossero strutture come queste che proseguono nell'assistenza, nel trattamento di varie patologie, tante persone probabilmente starebbero a casa loro senza avere nessun tipo di assistenza, magari solo con l'assistenza che può dare la sanità pubblica, magari dell'infermiera a domicilio per qualche ora. Grazie a strutture come queste invece c'è un'assistenza davvero 24 ore su 24 e tra queste strutture sappiamo ci sono anche le case di cura, le residenze assistenziali per gli anziani. Spesso si associa questo tipo di assistenza ad un parcheggio, il parcheggio in attesa della morte, in attesa purtroppo della fine. E voi però dimostrate anche con il servizio che abbiamo visto che non è così, c'è proprio un'attenzione anche a riabilitare, a dare una vita che sia una vita dignitosa a queste persone che finiscono nelle vostre strutture. Assolutamente sì, noi abbiamo visto attraverso le nostre esperienze che ad esempio la riabilitazione fa in certi casi miracoli. Il paziente trattato in una struttura, quindi con la possibilità di avere un servizio di assistenza per 24 ore ha veramente dei grandi risultati. La riabilitazione anche su dei pazienti anziani che magari inizialmente dove non ci sono grandi prospettive si vedono veramente dei risultati, ma questo lo puoi fare attraverso delle strutture come ha detto lei che ricoverano il paziente, perché attraverso la via domiciliare l'assistenza di qualche ora pur sempre utile non è la stessa cosa, il paziente ricoverato ha un trattamento costante, quotidiano, di molte ore di riabilitazione e di assistenza medica che non potrebbe mai avere al domicilio. Che cosa deve avere secondo lei un centro per essere davvero un centro di eccellenza, ad essere un riferimento nell'ambito sanitario? Deve avere la competenza attraverso i medici, attraverso lo staff sanitario, quindi una competenza sicuramente a risolvere i casi più disparati, perché le post-acuzie devono risolvere multipatologie e quindi devono avere medici in grado di saper risolvere tante situazioni. Un'equipe che attraverso gli infermieri, le caposala, sappia, diciamo, accontentare quella che è l'esigenza del cliente, fondamentale questo. E poi un grande spirito di squadra, perché ovviamente
le stesse persone, per quanto competenti, se lavorano singolarmente, non danno lo stesso risultato che se invece lavorano come equipe multidisciplinare. Come AIOP, quindi come associazione che riunisce un po' i centri, diciamo, privati, di sanità privata, quali saranno le prossime battaglie, le prossime sfide su cui vi confronterete con la Regione Piemonte? Guardi, le anticipo che già venerdì avremo un incontro in assessorato, perché appunto si dovrà fare chiarezza su questi nuovi ricoveri, perché non ci sono ancora tutto sommato delle regole ben precise, o forse ci sono ma non sono ancora ben interpretate, quindi già ci incontreremo. Gli incontri avvengono costantemente, cioè non molliamo mai la presa, perché questo è il compito dell'associazione. In questo momento gli argomenti principali e prioritari sono le post-acuzie, ma negli anni abbiamo avuto anche altrettanti argomenti sugli acuti, e quindi il nostro confronto è costante. E poi è chiaro che ottenere dei risultati non sempre è così facile. Chiarissimo, io la ringrazio davvero per averci così delineato un po' quella che cosa succede dietro le quinte anche del servizio sanitario privato. Ecco, come il servizio sanitario privato si confronta anche con quello che è il servizio sanitario pubblico, come collaborano e a volte un po' invece si scontrano. Io ringrazio davvero la dottoressa Anna Vietti, che è vicepresidente AIOP Piemonte, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata, per essere stata con noi, e la invito a tornare davvero nei nostri studi. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa. Arrivederci.